Ehi, sei nuovo? Iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i futuri video. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo nel primo video back to school e in questo video farò vedere tutto quello che ho comprato per il rientro a scuola. Perché sì ragazzi, purtroppo è arrivato il momento di rientrare a scuola, sia per me sia per voi. Magari alcuni di voi avranno anche già iniziato la scuola, mentre io la inizio l'11. Io sto registrando questo video che è il 5 di settembre, quindi capite bene che ho ancora un paio di giorni di vacanza. Quindi ragazzi, non perdiamoci ancora in chiacchiere. Per questo video haul back to school vi invito ad arrivare almeno a 40 like. E se volete altri video back to school, votate il sondaggio che trovate qua in alto nella i o di qua nella i. E niente, io direi di iniziare e buona visione. Ok, come prima cosa vi faccio vedere il mio zaino, che è un semplicissimo zaino della Dex che ho decorato con delle spille che, come vedete, sono queste qui. Non metterà mai a fuoco, ma comunque le spille sono queste. Magari poi vi faccio qualche panoramica più da vicino. E un semplicissimo zaino con la scritta arancione e nero, praticamente tutto nero, come potete ben vedere, perché volevo un qualcosa di semplice e non a fantasia, che poi mi sarebbe comunque stancata, insomma. Ho preso questo qui e l'ho pagato tipo 7 euro in un negozio nella mia zona. E ha una tasca davanti, che è questa qui, come potete vedere, e poi la tasca dove appunto ci sono tutti i libri, i quaderni, eccetera. Lo andiamo ad aprire e vediamo che cosa troviamo al suo interno. Al suo interno troviamo un diario della Keep Calm, che è il mio diario dell'anno scorso, infatti adesso lo buttiamo perché tanto non ci serve più. E poi troviamo il diario nuovo, che invece è quello di quest'anno. Non so quale sia la marca, ma chi se ne frega, è fatto così. E poi anche dentro ovviamente ha le pagine di diario eccetera, però non ha né giochi né nulla. Se magari volete un video back to school dove decoro il mio diario insieme a voi, fatemelo sapere, che mi farebbe molto piacere portarlo se vi piace. Quindi votate anche questo nella i in alto a destra da qualche parte. Come astuccio abbiamo questo qua della Zero o Zero, come potete chiamarlo voi, che ha la fantasia del mio vecchio zaino. Infatti io l'anno scorso avevo questo zaino qui per andare a scuola, sempre la stessa marca, però ha fatto una brutta fine, quindi alla fine mi è rimasto solamente l'astuccio. Ho deciso di tenere questo anche perché è molto spazioso e ci entra tutto quello che mi serve. E al suo interno possiamo trovare un po' di cose che stanno anche cadendo, ovvero un paio di forbici dalla punta arrotondata, mi raccomando. Poi troviamo un bellissimo evidenziatore giallo fluo della Faber-Castell, come potete vedere, non me lo metterà mai a fuoco. È per questo che voglio comprare comunque una nuova videocamera, come vi ho detto. Quindi se volete trovate il link in descrizione per aiutarmi a mettere da parte dei soldi, dove appunto potete donarmi qualcosa. Trovate il mio link di PayPal appunto, dove, come vi ho detto, potete donarmi qualcosa per aiutarmi a comprare una fotocamera buona per fare appunto questi video vlog. Dopo l'evidenziatore troviamo una semplicissima Bic nera e un'altra semplicissima Bic rossa. Ok, la mia matita dell'anno scorso, infatti è ancora viva e la porterò con me. Inizierò ad utilizzare questa, poi però la cambierò con l'altra matita che ho preso, che è questa qui, sempre dell'HB, della Stadler. Poi qui proviamo un bel po' di pennarelli, perché così se voglio scarabocchiare almeno so come colorare i miei scarabocchi, o anche chiamati disegni. Questo è il libretto delle giustifiche della mia scuola. Poi troviamo anche una gomma da cancellare semplicissima e un temperamatite per finire. Questo era tutto il contenuto del mio astuccio. Ovviamente non ho i pastelli perché, essendo in quarto superiore, non è che coloriamo, quindi non mi servono. E quindi direi di posarlo. La prossima cosa che troviamo sono questi quaderni. Ne ho alcuni così con l'emoji sopra. Ok, questo per esempio a quadretti e lo uso per matematica, se non erro. Sì, matematica, perfetto. Poi ho questo qui con i vari sport sopra, che è di francese dell'anno scorso. Poi ne ho altri a tinta unita, come potete vedere. Questo è leggermente distrutto, ma va bene. E questo lo uso per inglese. E basta. Ci sono altri quaderni, ovviamente, che non sto qui a farvi vedere perché alla fine sono uguali. Ci sono alcuni a fantasia, altri invece a colori uniti, che utilizzerò man mano per tutte le materie. E ho preso praticamente pacchi di quaderni, quindi non è che li ho scelti io, perché comunque, dato che utilizzo molti quaderni e dato che servono anche mio fratello e mia sorella, abbiamo preferito prendere dei pacchi di quadernoni in modo da averceli e non doverli andare a comprare sempre quando poi finiscono. Se magari volete vedere anche un video di organizzazione, ovvero come studio, magari il mio metodo di studio, fatemelo sapere, magari tramite i commenti o comunque votando sempre nel sondaggio. E niente ragazzi, questo era tutto quello che ho comprato per il rientro a scuola 2018-2019.
Se volete altri video a tema back to school, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo in un prossimo video, nei prossimi giorni. Bella!